Ciao a tutti, davanti abbiamo il monitor BenQ XL2730Z, il primo che andiamo a testare con il supporto alla tecnologia di FreeSync, che si offre come alternativa a quella G-Sync di Nvidia, in cui troverete il collegamento in qualche parte del video. Nella demo mostrata di AMD possiamo riscontrare rapidamente cosa accade, nel passaggio tra la modalità on e off del Vertical Sync e la tecnologia FreeSync. Con entrambi impostati su off, si notano facilmente gli spezzettamenti dell'immagine, ovvero il tearing, che si dovrebbe riuscire ad apprezzare in maniera migliore rallentando appunto il video. Andando ad attivare il Vertical Sync, si andrà ad eliminare il tearing, ma non lo stuttering, ovvero il saltellamento dell'immagine. A velocità ridotta si nota come non si verifichi più la sovrapposizione di più frame, che causano appunto delle linee spezzate. Tutto il discorso è praticamente identico a quanto già detto per il G-Sync di Nvidia, visto che le due tecnologie operano in maniera molto simile, anche se ci sono importanti differenze. Attivando invece la tecnologia FreeSync, entrambi i problemi spariscono e si nota facilmente nella demo una fluidità maggiore. Ad occhio però è anche facile notare un aumento dell'effetto ghosting per le pale dell'eliga. Questo non è chiaro se dipende esclusivamente dal FreeSync oppure dal monitor, visto che non è più possibile agire sull'overdrive nel menu screen display, quando ovviamente la tecnologia FreeSync è attiva. A differenza del G-Sync, il FreeSync permette di regolare il vertical sync. Disattivare o attivare il Vertical Sync quando però si è all'interno del range in cui opera il FreeSync è praticamente inutile, come in questo caso, visto che il BenQ ha una frequenza dinamica compresa tra i 40 e i 144 Hz e la demo sta girando a 50 frame per secondo. Il discorso è un poco più lungo, ma niente di troppo complicato quando si è al di fuori del range. La questione viene approfondita in modo chiaro nella recensione con l'aiuto di alcuni grafici. Infatti, riattivando il Vertical Sync non cambia assolutamente nulla. Maggiori dettagli della tecnologia FreeSync e la recensione completa del BenQ XL2730Z li trovate nel link in descrizione. Per questo video è tutto, alla prossima, un saluto da Andrea.